Ciao ragazze, benvenute al quinto appuntamento dei Top of the Week, sempre in collaborazione con la bellissima Federica Dery Bruno qui su YouTube e la bellissima Daniela Ciotolina qui su YouTube. Vi lascio giù nell'info box i link ai canali delle mie bellissime colleghe e ai video in collaborazione con me. Come sapete, è la nostra rubrica settimanale, c'è da indicare 5 prodotti top, l'acquisto della settimana, il profumo, il rossetto della settimana, l'ombretto, la canzone e la serie TV, diciamo, il film preferito. Vi dico già che sia la canzone che la. Oddio, che la serie TV, insomma, il film preferito non c'è perché non ho. Mi sembrerà strano, ma non ho sentito nulla in questa settimana, quindi non ci sono. Inizio subito col farvi vedere i 5 prodotti top della settimana. Allora, inizio con il burro di karité che vi ho mostrato anche nei promossi e bocciati. Non so quale dei due video caricherò per primo, ma sicuramente i top of the week perché lo carichiamo ogni lunedì. Ma che babbea che sono! Comunque è davvero super questo burro. È della Bottega Verde, del karité d'Africa. È un burro corpo ultra ricco ed è particolarmente indicato per le pelli secche come la mia. E ha una consistenza tipo pongo, è molto molto solido, diciamo. Se lo riesco ad aprire per farvelo vedere. Odio le unghie in queste circostanze. Questo, diciamo, come potete vedere il prodotto, sembra tipo pongo. Cioè, vedete? È molto molto corposo, nutre a fondo la pelle, ha un odore estasiante, davvero. Si assorbe subito, quindi non dovete stare lì 3 ore ad aspettare. Se andate di fretta, vi spalmate questo burro corpo, tatà, fate subito, vi lascia la pelle liscia, liscia, bella morbida, idratata. E se ne avete bisogno, potete anche farci un'altra applicazione. Io me lo sto mandando, guardate. Cioè, davvero è ottimo, davvero ottimo e mi ci sto trovando divinamente. Uno dei pochi prodotti, diciamo, di Bottega Verde che mi ha colpito, mi ha entusiasmato a livello di creme, più che altro perché solitamente non sono granché. Questa qui è molto molto buona, non so il prezzo perché me l'ha regalato una mia amica a Natale, però è davvero ottimo. Vi faccio vedere anche l'inci, se me lo mette a fuoco, ma è scritto minuscolo, non sto manco qui a dirvi, insomma. Comunque 125 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi. E mi sto trovando davvero bene e ve lo straconsiglio soprattutto alle ragazze che hanno la pelle secca come me, che tende a squamarsi. Io lo utilizzo anche qui ai gomiti, diciamo vicino sui gomiti, più volte lo passo perché tengo pure qui che mi si fa tutto secco, insomma sto un po' inguaiata per quanto riguarda la pelle, quindi cerco sempre di idratarla il più possibile e mi ci sto trovando davvero bene con questo prodotto, quindi ve lo straconsiglio. Poi ho un altro prodotto che ho utilizzato tantissimo in questa settimana, è sempre lui, Long Lasting di Kiko, nella colorazione 45. Questo qui faceva parte dei set dei Long Lasting che c'era in promozione per questo Natale, che hanno creato insomma per questo Natale. Non mi so dire la collezione, non me la ricordo, però io l'ho pagato in sconto 11,20 € ed è stato un ottimo affare, davvero. C'è anche nella linea permanente. Una ragazza però mi ha detto che questo qui è più matto, cioè ha meno glitterini, ha meno sbrillini rispetto a quello lì che c'è nella linea permanente, quindi non lo so, non vi so dire perché non l'ho swatchato quello lì da Kiko. Io mi ci sto trovando divinamente, o lo applico su tutta la palpebra mobile per esaltare insomma i vari colori, o soltanto vicino al condotto lacrimale per esaltare insomma il color burro che andrò a mettere. È davvero molto molto buono e mi ci sto trovando bene.
Poi, un altro prodotto che ho utilizzato tanto è sempre lui, il Pure Skin, questo fondotinta di Essence. Lo sto amando, vedete, l'ho tolto anche dai bordi per prelevarlo meglio. Ti sto utilizzando una spatolina perché si va a mettere in questi bordi qui e col pennello, diciamo, non riesco a prelevarlo. Prendo una spatolina, lo porto al centro, lo vado ad applicare. Anche quello che ho sul viso è molto molto bello, è coprente, ha un finish impercettibile. E mi ci sto trovando divinamente. Infatti, quando finirà me lo so, andrò sicuramente a ricomprare perché è anche molto facile l'applicazione. Non dovete stare lì 3 ore come un fondi in crema per sfumarlo bene. Ma state lì 2 passate di pennello. Insomma, il gioco è fatto. Davvero ottimo, ottimo prodotto. Ed è un prodotto low cost che costa, se non erro, massimo 3,49 euro, 3,50 euro. Questo qui, il Pure Skin, se non erro, non lo fa più. Però fa il Soft Touch Mousse, che è la stessa identica cosa. Poi ho un altro prodotto che ho utilizzato tanto e che ho riscavato nella cassettiera e avevo abbandonato, è questa cipria della Covermark, che è la Compact Powder Anti Wrinkle, che non so cosa sia, però insomma porta questo, uno specchio abbastanza grande, devo dire la verità, e questo è il prodotto. C'è una conca, non so se si riesce a vedere. L'odore è un po' strano perché è molto forte, tipo di talco, di fiori. È una cipria super super coprente, vedete? È molto morbida e opacizza molto, davvero molto molto coprente. E l'ho utilizzata, insomma, in questa settimana, l'ho riscavata. E questa qui è 10 grammi di prodotto ed è la 01 ed è un prodotto che questa marca qui, insomma la Covermark, si trova in farmacia. Io l'ho acquistata che stava in sconto a 5 euro e l'ho voluta prendere per provarlo, anche perché il packaging è molto carino. Si pigia insomma qui e si apre. In questo modo, molto molto carino. Poi, un altro prodotto che ho utilizzato tanto e siamo all'ultimo prodotto dei 5 prodotti top, è questo blush che mi ha regalato Debbie del canale Sproloqui di Debbie. Vi lascio giù nell'info box il link al canale di Debbie perché è davvero una ragazza molto molto carina. Ha aperto da poco il suo canale, se volete sostenerla andateci a dare un'occhiata, è molto dolce davvero. E mi ha preso questo blush di Madina, il mio primo blush di Madina, a parte la scatolina che non butterò mai perché è stupenda. E questo qui è un Prismat blush, è davvero molto molto buono, è anche quello che indosso. Faccio vedere. È il Prism Satin Blush, it's Oh So Quiet si chiama, è 4,5 grammi di prodotto ed ha una scadenza di 18 mesi. Eccolo qui. E vi faccio vedere il prodotto. Questo è il colore. Praticamente ha una texture impalpabile, cioè non è per nulla polveroso, davvero. Vi voglio far vedere. Non è per nulla polveroso, aderisce perfettamente alla pelle. Questo è il colore, molto molto discreto, però dà un bel effetto glow sulle labbra, è appunto come dice il nome, satinato, satin, è un satin molto molto bello, mi piace, dà un effetto salute sulle guance, è fantastico. E vi faccio vedere, questo qui praticamente portava la bombatura che io ho appiattito, si può dire, in questa settimana perché davvero mi è piaciuto tanto. Grazie Debbie, sei stata davvero un tesoro, non dovevi. Mi ha lasciato senza parole. È un prodotto davvero fantastico, io vi straconsiglio di provarlo. Ed è di questa linea qui. Io non ho nulla di Madina, quindi vi faccio vedere la scatolina, magari insomma lo potete trovare, non so neanche se è un'edizione limitata o meno, perché non ho nulla di Madina, questo è il primo prodotto insieme all'eyeliner che poi vi mostrerò in seguito, che pure è bellissimo.
Poi, allora, per quanto riguarda, diciamo, i prodotti, i 5 prodotti top, abbiamo terminato. Allora, vi faccio vedere il rossetto della settimana, che è sempre un regalino della Dolce Debbie, ed è questo rossettino di pupa. Non ci crederete, ma è il mio primo rossettino di pupa, che è della linea Divas Rouge. Ho conservato la scatolina perché mi piace troppo, ed è il numero 30, Divas Rouge proprio si chiama, ed è un color rosso arancio, molto particolare. Questo è il packaging, solito packaging, diciamo specchiato di pupa, e questo è il colore. Devo dire la verità che dura molto. È un satin come rossetto, non è, diciamo, matte, però neanche shimmer. È satinato, ma una volta tenuto per un po' su, per un po' di ore su, scusate che faccio così con gli occhi, ma la lentina mi sta abbandonando, raga. Ok. Ma una volta che si tiene su per un po' di ore, si diventa totalmente matte, molto molto carino. Io l'ho abbinato ad un trucco viola ed è davvero molto molto bello, fa una bellissima figura. Ha un odore caramelloso molto molto buono e mi ci sto trovando bene, l'ho provato in questa settimana e mi è piaciuto davvero tanto. Questo qui, insomma, è il prodotto, la scatolina, molto molto carino. Poi vi faccio vedere l'ombretto della settimana che si trova nella palette di The Balm, la Balm Jovi, ed è sempre lui, il colore allegro. Questo qui perché lo utilizzo per sfumare, per le varie sfumature. Ma che c'è? Ora io scendo, se tu stai. Ciao! Comunque. Allora, questo qui è l'ombretto della settimana, l'Allegro, che utilizzo per fare, insomma, le varie sfumature. È molto molto bello. E vi faccio vedere anche la scrivenza, non vorrei. Questo è un color top marroncino, molto molto bello. E si riesce, insomma, a fare varie gradazioni di colore. Oddio, ecco, molto molto bello. A parte che questa palette è stupenda, però questa settimana ho utilizzato moltissimo Allegro, molto molto bello. E poi voglio pulirmi un secondo le mani, se riesco a trovare un qualcosa di, ecco questa qui umida. Sto girando un sacco di video oggi, quindi per mi vedrete sempre vestita allo stesso modo perché sto girando davvero un botto botto di video oggi. Poi vi faccio vedere l'acquisto della settimana, cioè non è della settimana perché io praticamente sto in modalità risparmio più totale perché ho dovuto dare insomma l'acconto per il Cosmo Prof, devo conservarmi i soldi per la fiera, quindi davvero. Non spenderò, non troverete nessun video haul in questo mese perché davvero non comprerò nulla. La settimana scorsa però ho comprato questa maglia che non vi ho fatto vedere e quindi ne approfitto per mostrarvela. È di pelle, semipelle, similpelle, fatta con questi fiorellini, troppo troppo carina. È dietro è più lunga e davanti è più corta. Molto sfiziosa, devo dire la verità. L'ho abbinata anche alla camicia di jeans. È molto carino l'effetto. Insomma, mi è piaciuta molto. L'ho pagata 9,90 euro, sempre da Energy per le ragazze di Salerno. O a Cava l'ho trovato, insomma, sul corso. E il profumo è questo qui, sempre, ve l'ho già mostrato, l'Elisir di Cashmere della Bottega Verde, è un'edizione limitata, infatti i profumi dell'edizione limitata di Bottega Verde sono più belli rispetto a quelli della linea permanente. È un profumo molto bello, molto particolare, mi ricorda molto il Natale. E niente, mi piace molto, infatti vedete quanto l'ho utilizzato. Questo qui è un 30 ml di prodotto ed è molto molto buono, è neo da toilette, molto carino. L'ho ricevuto a Natale, insomma, in regalo. E niente ragazze, io vi mando un bacione, saluto le mie colleghe e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze.